Allora, torniamo un attimo a parlare di avviamento della macchina asincrona. Abbiamo detto che il problema dell'avviamento è un problema comune a tutti i motori elettrici, i quali assorbono all'avviamento una corrente maggiore, talvolta anche molto maggiore, di quella che assorbono poi in condizioni nominali. Il discorso, diciamo, perché non è tollerabile, può non essere tollerabile una corrente di avviamento così alta, nel caso della macchina asincrona il problema non è tanto la sopportabilità da parte della macchina della corrente di avviamento, perché l'avviamento perdura per un tempo limitato, la macchina ha un'inerzia termica, ci mette tempo prima che la temperatura cominci a salire e andare al di là della temperatura per cui è stato rimensionato l'isolante. Il problema è nella rete di alimentazione, che potrebbe non essere in grado, è una delle specifiche, no? Cioè, quando vi agganciate a un punto della rete col vostro motore, tra le specifiche c'è la corrente nominale, ma c'è anche la massima corrente che potete derivare per un tempo limitato. Sul problema del tempo d'avviamento, qualcuno di voi me l'ha sollecitato, ma diciamo ce la possiamo cavare abbastanza facilmente, perché noi abbiamo che la coppia motrice, che è una funzione di omega R, meno la coppia resistente, che in genere è una funzione di omega R, abbiamo detto che è uguale a J di omega con R verso T. Noi abbiamo una caratteristica meccanica della macchina di omega R, che è una caratteristica di questo tipo, intersega qui a omega su P il funzionamento del motore. Qui abbiamo una caratteristica, la caratteristica resistente, TL di omega R, immaginando per esempio che si tratti di un ventilatore con un po' di attrito iniziale. È evidente, chiaramente queste caratteristiche sono valide in condizioni di regime stazionario, quindi durante l'avviamento le condizioni cambiano, quindi non ho una vera successione di punti di regime, però la costante di tempo meccanica normalmente è abbastanza più grande, con questo concetto poi ci ritorneremo nel corso di azionamento, della costante di tempo elettrica, per cui posso ritenere che il transitorio meccanico si estingua, il transitorio elettrico si estingua quando il transitorio meccanico ancora non è partito. Quindi posso immaginare che l'avviamento avvenga attraverso una successione di punti di regime stazionario o sinusoidale, e quindi attraverso una successione di punti che individuo su queste due caratteristiche. Da questa relazione voi ritrovate, ci ritroviamo che il d omega r su dt è uguale a 1 diviso j che moltiplica t con t di omega r meno t di con l di omega r. E quindi di conseguenza il tempo d'avviamento risulta essere inversamente proporzionale a quest'area. Più grande è quest'area, vi trovate? Più, diciamo, il tempo d'avviamento è piccolo, ma si capisce pure, perché più grande è quest'area significa che la coppia motrice è molto maggiore della coppia resistente, quindi l'avviamento è più rapido, più allegro. Da questo, diciamo, appunto, se voi, diciamo, di omega R qua già ve la girate, no? J di omega R uguale a T di omega R meno T con L di omega R in T, e quindi, diciamo, integrando, quindi T è uguale a J diviso la differenza T di omega R meno T con L di omega R in D omega R, e quindi integrale tra 0 e il tempo d'avviamento dt sarà uguale all'integrale di j diviso t meno t con l, o metto la dipendenza da omega r in d omega r, e quindi sostanzialmente è l'inverso quello che là. Vabbè, questo, diciamo, come curiosità. Noi abbiamo detto che la macchina asincrona, se è a rotore avvolto, ha un rapporto tra la corrente d'avviamento e la corrente nominale che, diciamo, varia, dipende ovviamente da come è stata realizzata la macchina, però varia tra 12 e 14, può anche essere un po' più alto, un po' più basso. Però questo non mi preoccupa, perché? Perché con la macchina a rotore avvolto io posso intervenire attraverso gli anelli sulla resistenza rotorica, quindi inserire il reostato d'avviamento e quindi limitare la corrente al valore che dico io. Posso proprio
proprio è un esercizio classico, no? Quello di individuare qual è la resistenza esterna da collegare sugli anelli rotorici per avere un certo valore della corrente all'avviamento. Il problema nasce con la macchina con rotore a gabbia, perché quando la macchina ha rotore a gabbia, bene, il rapporto della corrente di avviamento e la corrente nominale viene normalmente posto, cioè la macchina viene realizzata in maniera tale da avere questo rapporto che varia tra 4 e 7. Non posso ottenere valori più alti, basta fare la gabbia meno resistiva, cioè invece diciamo di usare l'alluminio ci metto un po' più di rame, la faccio meno resistiva possibile e questo valore cresce. Il vero problema è che sono vincolato a fare una gabbia abbastanza resistiva per contenere la corrente all'avviamento, perché nella macchina con rotore a gabbia, scusatemi se insisto su questo aspetto ma è concettuale, io non posso intervenire sulla resistenza rotorica con un sistema di anelli. Ci siete? Che dovrei mettere un anello per ogni barra, sarebbe diciamo, una soluzione costruttivamente complicatissima e vanificherebbe tutta la semplificazione e la riduzione di costo ottenuta andando a realizzare il rotore a gabbia. Quindi io faccio già il motore in maniera tale che la corrente all'avviamento sia più contenuta rispetto alla corrente nominale, rispetto al caso in cui la macchina era rotore a bordo. Però potrebbe verificarsi che questo valore non sia tollerabile dalla rete. Cioè se ho un motore di grossa potenza che assorbe un centinaio di ampere, time out, what's going on? Scusatemi, interrompiamo. Grazie. Ripartiamo. Allora, stavo dicendo, potrebbe non essere possibile l'autoavviamento, cioè collegare la macchina in rete direttamente, no, chiudo l'interruttore e mi assorbe 4-5 volte la corrente nominale. In quel caso cosa faccio? Beh, è evidente che se ho un dispositivo elettronico di alimentazione, come impareremo, cioè un inverter che alimenta il motore, posso immaginare io di controllare, di limitare la corrente assorbita all'avviamento, ma diciamo immaginiamo di avere solo il motore, quindi non avere nessun accrocco elettronico a disposizione. Come posso fare? Beh, una prima soluzione è quella di ricorrere, se possibile, all'avviamento stella triangolo. Quindi dico avviamento stella triangolo. Cioè noi abbiamo i tre avvolgimenti del motore. Ho disponibili sulla morsettiera esterna i sei estremi, quindi c'è ingresso e uscita di ogni motore, e ovviamente con un sistema di contattori io posso fare in modo di collegare questi avvolgimenti o a stella, questo è il caso in cui sono collegati a stella, oppure posso collegarli a triangolo, vengo da qui. Fase 1, 2, 3. Qui ci sono dei contattori che mi consentono di passare da una configurazione all'altra. Allora il motore viene fatto partire a stella e poi si effettua la commutazione stella-triangolo. Che cosa otteniamo in questo modo? Allora, nel collegamento a stella, la tensione di fase nel collegamento a stella, se vi è la tensione concatenata del sistema di alimentazione, la tensione di fase nel collegamento a stella coincide con la tensione stellata. Ci siete? Quindi sarà uguale a V diviso radical 3. Mentre la tensione di fase nel collegamento a triangolo è uguale proprio a V. Quindi nel collegamento a stella ho una tensione che è radical 3 volte più piccola. E quindi anche la corrente di fase nel collegamento a stella sarà radical 3 volte più piccola della corrente di fase nel collegamento a triangolo, che l'impedenza è sempre la stessa, è quella del motore. Ci siete? D'altra parte a me quella che interessa non è la corrente di fase, è la corrente di linea, la corrente che io assorbo dalla linea. Ora, nel collegamento a stella, la corrente di linea nel collegamento a stella coincide con la corrente di fase nel collegamento a stella. No, corrente di linea e corrente di fase, quando gli avvolgimenti sono collegati a stella, sono la stessa cosa. Mentre invece la corrente di linea nel collegamento a triangolo è radical 3 volte più grande della corrente di linea nel collegamento, cioè della corrente di fase nel collegamento a triangolo. Quindi alla fine cosa significa questo? Che la corrente
questa relazione insieme con questa mi dice che la corrente di linea nel collegamento a stella è un terzo della corrente di linea nel collegamento a triangolo. Quindi con questo semplice accorgimento, semplice, servono un po' di contattori, poi anzianamente faremo uno schema per l'avviamento stella triangolo, ma insomma, si tratta semplicemente di effettuare delle commutazioni di configurazione. Io riesco a ridurre di un terzo la corrente di linea. Quindi se la macchina aveva una corrente d'avviamento rispetto alla corrente nominale pari a 5, la riduco di 3, di fatto scendo, diciamo, a un valore poco superiore alla corrente nominale. Quindi nella maggior parte dei casi, quando non è possibile l'autoavviamento, l'inserzione diretta del motore in rete, l'adozione dell'avvolgimento stella triangolo consente di risolvere, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, il problema. Ma a questo punto la potrebbe dire: scusami, ma perché allora non lasci gli avvolgimenti sempre collegati a stella? No, domanda, cioè, perché li commuti a fare il triangolo? Attenzione, andiamo a vedere cosa succede alla caratteristica. Vi ricordate la coppia della macchina sincrona ricavata dal circuito di equivalente? Se la macchina è trifase, 3P su omega, R'R col circuito equivalente quello col cappio monte, R R S V con S al quadrato, e qua c'è R con S, 2R R diviso S. Io la sto scrivendo pensando al circuito equivalente, non l'ho disegnato, perché tra poco lo disegniamo di nuovo, più omega quadro L sigma S più L primo sigma R al quadrato. E la coppia di rovesciamento, vi ricordo, che non dipende da R primo R, ma è 3 volte pi su omega V con S al quadrato diviso 2 volte la radice quadrata di R con S più la radice quadrata di R con S al quadrato più omega quadro L sigma S più L sigma R al quadrato di sigma rettangolo. Controllatela questa, la scrivo a memoria, più o meno 3P su omega, VS, VS, sì, dovrebbe essere lo stesso. Allora, vedete che la vostra caratteristica, quindi immaginiamo di andare a rappresentare la caratteristica coppia velocità, quindi questa è la mia T con K, qua c'è omega su P, sugli assi delle ascisse c'è la velocità omega con R, questa è l'origine. Supponiamo di andare a rappresentare la caratteristica quando la macchina è collegata a triangolo. Come sarà la caratteristica quando collego la macchina a stella? Come ce l'aspettiamo? Allora, il collegamento a stella, la tensione di fase è radica 3 volte più piccola. Qui io vedo che la coppia di rovesciamento, già la coppia in generale dipende dal quadrato della tensione, la coppia di rovesciamento in particolare, se non tocco niente, dipende proprio secca dal, perché qui c'è la dipendenza dal quadrato della tensione che è la tensione. Qui dipende proprio in maniera diretta dal quadrato della tensione. Quindi se la tensione diminuisce di un fattore radical 3, la coppia di rovesciamento, che è la coppia massima che la macchina può sviluppare in condizioni di regime, di quanto diminuisce? Quindi, dipende dal quadrato. Scende di radical 3, diminuisce di un terzo. Quindi si riduce di un terzo la corrente, ma si riduce di un terzo anche la coppia di rovesciamento. Quindi per esempio avremo diventa un terzo, quindi questo è il collegamento a stella. E quindi capite bene che se io abbiamo un po' questo punto rimane sempre lo stesso, perché la frequenza, il numero di coppie polari della macchina è lo stesso, la frequenza di alimentazione è quella che è, e quindi il punto di sincronismo rimane lo stesso. È evidente che nel collegamento, quindi a stella, ho una capacità di carico della macchina più bassa, ecco perché non lo posso lasciare, non mi conviene lasciare.
lasciarlo collegato a stella. Considerate che poi, poiché diciamo nell'accollegamento a stella io sviluppo meno coppia, devo anche verificare se il metodo è applicabile in termini di prestazione all'avviamento, cioè devo andare a spedire, a verificare che la coppia erogata all'avviamento sia effettivamente maggiore della coppia resistente. Se qui ho per esempio un ventilatore o un compressore con una coppia di questo tipo, vabbè, parte sia a stella che a triangolo, quindi arrivo, vado a stella e poi arrivati in corrispondenza a un certo punto effettuo la commutazione. Quindi noi abbiamo la corrente, quindi se questa è la corrente nel collegamento a triangolo, la corrente nel collegamento a stella sarà più piccola. Facciamo bene, scala, deve diventare un terzo. Ci trovate? Guardate che poi lasciare il collegamento a stella, oltre che poter essere problematico in termini di capacità di carico del motore, di coppia erogabile, potrebbe dare dei problemi sicuramente anche in termini di rendimento, perché vedete che lo scorrimento di lavoro è più alto, no? Si porta a funzionare in questo punto la macchina, invece di arrivare nel punto P, il punto di lavoro sarà il punto Q, velocità più bassa, scorrimento più alto, perdite per effetto Joule rotore più alte, rendimento più basso. No, questo ragionamento adesso lo riusciamo a fare. Quindi devo effettuare la commutazione. Il problema è stiamo attenti quando effettuare la commutazione, perché nel momento in cui, se io una volta che sono partito, poi c'è l'omega R, effettuo subito la commutazione, per esempio a questa velocità, e vedete che io mi sposto di nuovo su questa caratteristica e potrei avere una coppia, cioè a questa velocità mi sposto di nuovo su questa caratteristica e di fatto la corrente diventa più grande di quella che avevo limitato all'avviamento. No, se lo faccio a questa velocità, se lo faccio a questa velocità, sto assorbendo questa corrente, effetto la commutazione, mi sposto a questa velocità, perché tanto il transitorio meccanico è molto più lento a partire di quello elettrico, quindi posso immaginare che la nuova caratteristica diventi questa. Quindi a questa velocità io mi ritrovo con questa corrente che è più grande della corrente con cui ero partito. Quindi la commutazione va fatta bene, cioè per esempio la commutazione potrà essere fatta a questa velocità qui, perché da questa velocità in poi, quando effettuo la commutazione, nel momento della commutazione la corrente aumenta ma non è maggiore di quella che avevo assorbito all'avviamento. Quindi anche i contattori devono essere opportunamente temporizzati per evitare di vanificare nel fare la commutazione stella, triangolo, di vanificare i benefici che abbiamo ottenuto. Ma c'è un altro piccolo problema di cui dobbiamo tenere presente. Allora, i motori con cui lavorerete giù, diciamo che abbiamo giù in laboratorio, sono dei motori, mi pare, della Siemens, serie unificata. Se andate a guardare sulla targa, trovate una tensione B, è scritto in questo modo, 380/220 triangolo barra stella. Ora la Y forse la stella, ok? Che significa? Significa che il motore può essere collegato a triangolo o a stella ed essere alimentato con 380/220. Mi seguite? Domanda, questo è un motore adatto per l'avviamento stella-triangolo, sì o no? La risposta è no. Perché? La tensione che io trovo sulla carcassa del motore, e abbiamo detto, è sempre la tensione concatenata. Cosa mi dice questa relazione? Mi dice sostanzialmente che quando il motore è collegato a triangolo, io posso applicare una tensione concatenata che è pari a 380. Scusate, qua il contratto, esattamente.
Quindi la targa mi dice sostanzialmente che quando il motore è collegato a stella io posso applicare una V di 380, che significa che la V, la concatenata di 380, il motore è collegato a stella, che tensione viene insiste su ogni fase del motore? La 220, vi trovate? Quindi su ogni fase del motore insisterà la 220, quindi la tensione di fase 220. Quando il motore lo collego a triangolo, la targa mi dice che puoi alimentare con una tensione di, diciamo, di 300, di 220, attenzione, una tensione di fase, una concatenata di 220, ma la tensione di fase quando il motore è collegato al triangolo qual è? È proprio la tensione concatenata, quindi è 220. Cioè la targa non mi sta dicendo altro se non che ciascun avvolgimento del motore è dimensionato per sopportare una tensione di fase di 220. Quindi se lo collego a stella, la concatenata sarà 380, perché tanto poi viene applicata la stella. Se lo collego a triangolo, no, la concatenata deve essere 220, perché in quel caso, nel caso di collegamento a triangolo, la tensione di fase coincide con la concatenata. Vediamo allora nel nostro caso. Io quando faccio la commutazione triangolo stella, io alla fine ho sempre una rete a 380 volt di concatenata a livello industriale. Quando la macchina parte a stella, effettivamente sto applicando a ciascuna fase 220 volt. Ci siete? Ma quando effettuo la commutazione, la tensione concatenata rimane sempre 380, la tensione di fase diventa di 380. Quindi il motore adatto per l'avviamento stella-triangolo è un motore le cui fasi devono essere dimensionate per sopportare una tensione di fase pari a 380. Cioè qui dovrei trovare una targa un pochino diversa, dovrei trovare una targa esattamente al contrario, cioè mettere qua stella, qua triangolo e qua stella. Cioè il motore deve essere dimensionato per avere una tensione di 380 volt come tensione di fase. E quindi di conseguenza sulla targa dovrò trovare, se voglio la stessa qui, dovrà essere il secondo numero 380, il primo numero deve essere 380 per radical 3. Chi ha una calcolatrice?
Bene, quindi vedete che se voglio limitare la corrente, io posso per esempio inserire una resistenza statorica esterna addizionale, no? La corrente è evidente che si ridurrà, però si riduce la corrente, ma allo stesso tempo si riduce anche la voltage sviluppata dalla macchina. Quindi tutti gli altri provvedimenti legati per i motori a rotore a gabbia, legati all'inserimento di impedenze addizionali, resistenze, anche una reattanza posso aggiungere, esterna al motore, conseguono il risultato di limitare la corrente all'avviamento, però riducono anche la coppia, per cui devo stare attento se poi la macchina riesce a spuntare meno. Ovviamente non essere sempre eliminata. Altrimenti, ripeto, si utilizza un convertitore elettronico con il quale riesco a controllare la corrente e la coppia. Come vedete, poi si riesce addirittura a far partire la macchina con la coppia nominale, addirittura con la coppia massima all'avviamento, facendogli assorbire la corrente nominale all'avviamento, controllando la macchina in maniera opportuna. Bene, chiusa questa parte sull'avviamento, affrontiamo adesso il discorso della regolazione di velocità. Chiaramente qui diamo semplicemente alcuni principi, perché l'argomento regolazione della velocità è proprio l'argomento di tutti i motori, è proprio l'argomento cardine del corso di azionamento elettrico, che presuppone la conoscenza dei contenuti di power electronics, no? Di conversione statica dell'energia. Questo ne lasciamo. Allora, noi abbiamo già discusso su cosa significa regolare la velocità, lo richiamiamo brevemente, di una linea d'asse motore carico. O il motore e il carico, abbiamo detto che la coppia motrice ha un andamento di questo tipo, questo è il punto di sincronismo. La coppia resistente, per esempio, può essere, facciamola proprio costante la coppia resistente, no, facciamo il caso per esempio di un costante, quant'è? Un ascensore a carico costante oppure di un asse trasportatore, non l'abbiamo visto l'altra volta. Quindi immaginiamo che la macchina abbia una coppia resistente. Allora il punto di lavoro ovviamente è il punto P, che è dato dall'intersezione per l'equazione di equilibrio meccanico tra la caratteristica matrice e la caratteristica resistente. Se io a partire da queste condizioni voglio per esempio dimezzare la velocità, io sto lavorando alla velocità omega con P, che è poco diversa dalla velocità di sincronismo, qui c'è un basso valore per lo scopo di tempo. Voglio dimezzare la velocità, quindi voglio andare per esempio a omega con pi mezzi. Cosa devo fare? Devo fare in modo che se la coppia resistente non cambia, e quindi se la coppia resistente a omega con pi mezzi è ancora questa, devo fare in modo che la caratteristica motrice passi per questo punto, che l'intersezione tra la caratteristica motrice e la caratteristica resistente avvenga in corrispondenza della velocità a cui voglio che vada la linea d'asse. Sono stato chiaro? Quindi in questo caso la caratteristica deve passare di qua. E beh, allora come posso fare? Ma se la macchina è a rotore avvolto, ho visto che con la macchina a rotore avvolto io posso lavorare sulla variare la resistenza rotorica. Variare la resistenza rotorica non mi modifica la coppia di rovesciamento, mentre vi ricordo che lo scorrimento di rovesciamento, e quindi anche la velocità in corrispondenza della quale qui si verifica la coppia massima, è pari a R' diviso la radice quadrata di RS al quadrato più omega quadro L sigma S più L meno sigma R al quadrato. Quindi lo scorrimento di rovesciamento varia linearmente con la resistenza rotorica, cioè se io raddoppio la resistenza rotorica raddoppia lo scorrimento di rovesciamento.
Se voi qui riportate un'asse in cui ci mettiamo lo scorrimento, questo omega che più mezzi lo mettiamo qui sopra, qui c'è S con K, la coppia di rovesciamento rimane invariata e quindi ho delle caratteristiche che hanno un andamento di questo tipo, e in particolare potrò, diciamo, trovare la caratteristica, quindi qua c'è la resistenza rotorica che va via via crescendo, posso trovare la caratteristica che posso determinare la resistenza rotorica, la resistenza addizionale da inserire nel circuito rotorico in maniera tale che la nuova caratteristica passi per il punto desiderato. Quindi vi ricordo che lo schema, sostanzialmente gli anelli, abbiamo sull'asse collegati tre anelli, ogni anello è collegato a una fase del motore, sugli anelli poi poggio delle spazzole che realizzano un contatto strisciante e che non rovinano gli anelli, si consumano le spazzole lentamente ma non gli anelli, quindi poi ogni tanto le cambio, e qui posso inserire un reostato magari variabile, quindi a questo punto la resistenza rotorica sarà data dalla somma della resistenza, la resistenza rotorica totale sarà uguale alla somma della resistenza rotorica in ciascuna fase più la resistenza R con X inserita in serie al circuito rotondo. Poiché, diciamo, posso mettere qualunque resistenza, è evidente che io posso inclinare questa caratteristica fino a farla passare nel punto desiderato, e quindi teoricamente io posso coprire, se ci pensate, tutti i punti che stanno qui dentro. Ricordate quando abbiamo detto il discorso del dominio, cioè il dominio di funzionamento della macchina sincrona, se non faccio niente quale è rappresentato, se questo è il punto corrispondente al scorrimento nominale, che è il punto in corrispondenza del quale la macchina assorbe la corrente nominale, la macchina assorbe correnti minori in tutti questi punti qui, quindi io posso andare a intersecare la mia caratteristica motrice con la mia caratteristica resistente in questi punti della caratteristica. Quindi il dominio è sostanzialmente un tratto della caratteristica. Se invece adotto un sistema di regolazione di questo tipo, di fatto posso spaziare qui dentro. Chiaramente, se devo limitare la corrente al valore nominale, la zona utile di questo dominio è questa qui. Qual è il problema? Dice, vabbè, allora è facile, utilizziamo sempre macchine con rotore avvolto, risolviamo il problema dell'avviamento, risolviamo il problema della regolazione. Il problema è rappresentato che io la regolazione la ottengo a scapito di un abbassamento del rendimento, perché vedete che in questo nuovo punto lo scorrimento, la velocità è rimasta sempre la stessa di sincronismo, e quindi lo scorrimento è aumentato. Addirittura qua, diciamo, la velocità, se ho dimezzato lo scorrimento, qua è quasi 0,5, perché questa velocità inizialmente era molto prossima alla velocità di sincronismo, quindi qua a metà, quindi la macchina sta andando più o meno alla metà della velocità del campo rotante, quindi lo scorrimento è 0,5, quindi le perdite aumentano considerevolmente. Quindi è un metodo di regolazione dissipativo che va bene se devo ottenere degli intervalli di regolazione della velocità non troppo estesi, in maniera tale da potermi permettere variazioni, incrementi del rendimento non eccessivi. Ovviamente se ho la macchina a rotore avvolto, la macchina è già munita del reostato di avviamento. In genere c'è differenza tra il reostato di avviamento e il reostato di regolazione? Ve l'aspettate? Beh, io direi di sì, perché c'è una differenza fondamentale. Il reostato di avviamento lavora per un tempo molto limitato, che l'avviamento, quindi per pochi secondi, al più possono essere decine di secondi, un minuto, dopodiché poi viene staccato, e quindi mi posso permettere di sovraccaricarlo, anche di farlo diventare incandescente, tanto poi dopo ha tempo per raffreddarsi. Il reostato di regolazione invece, poiché la regolazione presuppone che il motore debba andare a quella velocità per un tempo indefinitamente lungo, se no che regolazione è,
Il rilascio di regolazione deve lavorare permanentemente inserito, quindi deve essere dimensionato per non superare la massima temperatura ammissibile dall'isolante con cui è realizzato, dal materiale con cui è sterilizzato, per un tempo indefinitamente lungo. Quindi ha dimensioni, superfici di scambio termico nettamente maggiori del reostato di avviamento. Quindi il reostato di regolazione lo posso usare come reostato di avviamento, il reostato di avviamento non lo posso usare come reostato di regolazione. Proprio ingegneristicamente. Quindi se la macchina è rotola volta faccio questo, però è un metodo di regolazione dissipativo, ripeto, se devo muovermi in intervalli di variazione della velocità limitati, posso accettare in cambio della notevole semplicità del metodo e anche economicità del metodo, perché alla fine metto soltanto i componenti passivi delle resistenze, posso accettare questa riduzione del rendimento. Ma altrimenti cosa posso fare? Guardate, guardiamoci un attimo l'espressione della caratteristica. Uno potrebbe venire in mente, dice, guarda, vario la tensione di alimentazione, che vedremo nei motori a 40 continui, invece la panacea proprio di tutti i mali, perché con la variazione della tensione io riesco con un motore a 40 continui a effettuare una regolazione molto precisa della velocità. Se qua immagino di variare la tensione di alimentazione, che cosa succede? Se per esempio dimezzassi la tensione di alimentazione, che fa la mia caratteristica? Poniamo che la coppia di estremi sia questa. Punto di lavoro, punto P, velocità di funzionamento omega P. Se io dimezzo la tensione, la coppia di rovesciamento diventa un quarto, mi trovate, che dipende dal quadrato. E quindi la caratteristica, per esempio, diventa così. A parte che potrebbe anche non spuntare più la macchina, come nel caso che stiamo considerando, potrebbe non avviarsi. Però capite che io sto regolando la velocità, ma due problemi. Primo, l'entità della regolazione dipende dal valore della coppia di estremi, perché se a parità di variazione della tensione, quindi questa per esempio è la tensione P1 e questa è la tensione P2 minore della tensione P1, magari la tensione P1 è proprio la tensione nominale, a parità di abbassamento della tensione, vedete che l'ampiezza della regolazione dipende da quanto vale la coppia resistente. Ci siete? Più piccola la coppia resistente, più piccola è la variazione della velocità. Quindi, però in ogni caso il metodo è dissipativo, anche se non ho inserito nessuna resistenza addizionale, ho semplicemente abbassato la tensione. Perché è dissipativo? Perché alla fine, essendo la velocità di sincronismo sempre la stessa, il punto di lavoro si sposta in corrispondenza di un valore di scorrimento più alto e quindi perdite per effetto Joule nel motore più alte e quindi rendimento più basso. Quindi anche la semplice variazione della tensione vi consente di regolare, direi di poco, la velocità in maniera variabile al variare della resistenza, della variare della coppia resistente, ma soprattutto con un incremento dello scorrimento di lavoro e quindi un metodo di regolazione. Però è evidente che io non è che riesco a dimezzare la velocità variando la tensione e la tensione, si vede, no? Perché? Qual è il vincolo di tutta questa, che ci porta a questa situazione? Il vincolo è rappresentato da questo punto, dalla velocità di sincronismo. Se la mia caratteristica deve passare per forza da quel punto e io voglio mettere resistenze, abbassare la tensione, alla fine la regolazione l'altero sempre a scambio di un peggioramento, di un aumento dello scorrimento. Ok? Quindi l'unico modo per poter effettuare una regolazione di velocità con continuità senza aumentare, senza sperare di aumentare lo scorrimento di lavoro, è quello di muovere, di spostare il punto di sincronismo omega di sottile. Se io per esempio ho questa caratteristica e passa un'altra caratteristica così, allora vedete che io ho due, una questa coppia di sette, il punto di lavoro o il punto P o il punto Q, ma gli scorrimenti di lavoro sono confrontati. Però questa nuova caratteristica l'ho ottenuta muovendo, questa è la velocità di sincronismo nel primo caso, questa è la velocità di sincronismo nel secondo caso, io ho cambiato la velocità di sincronismo, devo modificare la velocità di sincronismo. Allora la velocità di sincronismo è omega diviso P. Prima soluzione, numero di coppie polari.
posso realizzare per esempio una macchina con, ci metto due avvolgimenti sullo statore, tanto il rotore abbiamo detto che se a gabbia il rotore automaticamente acquisisce lo stesso numero di coppie polari dell'avvolgimento statore. Quindi posso immaginare di utilizzare, di mettere sulla macchina un avvolgimento con due avvolgimenti caratterizzati da due numeri di coppie polari diverse. Questa è una soluzione che si adotta per esempio nelle lavatrici, quelle che non si rompono mai, quelle diciamo senza elettronica, che ancora ce ne sono in giro, quelle che costano attualmente, quelle che costano di meno. Normalmente lì si mettono due avvolgimenti sullo statore, un avvolgimento sono motori monofase, asincroni monofase che studiamo tra poco, però il principio funziona esattamente lo stesso, a più uguale a 1 e un avvolgimento a 6 coppie polari, d'accordo? Quindi la velocità di sincronismo in questo caso è 3000 giri al minuto. Speriamo in giro al minuto. E qui invece con 6 coppie polari la velocità di sincronismo quanto vale? Sì, 3000. Quindi 3000 diviso 6, guarda, sono 500 giri al minuto. Qualche calcoletto a me lo possiamo ancora fare, no? Prima che ci si atrofizzi la parte del cervello che è deputata al calcolo mentale. Questo serve proprio per gli scopi per cui è utilizzato il motore, perché non so se avete mai girato, visto cioè il retro di una lavatrice, sostanzialmente il cestello dove si mette i panni è collegato a un grosso volano che serve per stabilizzare, cioè un disco di cemento, e qua diciamo, poi ci sta una cinghia che è collegata poi al motore. Quindi sostanzialmente c'è un riduttore e la riduzione è di 1 a 10, cioè qua va a 10, quindi sostanzialmente il motore, scusate, il contrario, il riduttore in questo senso, cioè il motore fa 10 giri, qui ne fa uno soltanto, ok? Le esigenze però sono due, nelle lavatrici quelle basic, cioè l'esigenza del lavaggio in cui devo andare a più o meno 50 giri al minuto, in un senso e nell'altro. E poi ho l'esigenza invece della centrifuga in cui devo andare a un numero di giri più grande. Così facendo, vedete, quando il motore è collegato a 6 coppie polari, qui vado a, cioè lato lavatrice vado a 500, vado a 50 giri al minuto, con questa riduzione. Con la stessa riduzione, quando la macchina è collegata a una coppia polare, vado a 300 giri al minuto. Sono velocità che oggi fanno sorridere, però una volta erano queste le velocità centrifughe. Oggi, quando non so se siete a guardare la lavatrice casa vostra, trovate velocità di centrifugo 800, 600, 800, anche 1000, 1200, qualcuno anche 1200. Ma sono ottenute con un azionamento molto più complesso. Qua invece è molto semplice: l'azionamento c'è un motore che ha semplicemente due avvolgimenti sullo statore, uno a una coppia polare, l'altro a 6 coppie polari. Quindi di conseguenza avrò due caratteristiche. Se questa è la caratteristica omega diviso P con P uguale a 1, l'altra invece è una caratteristica più piccola, cioè una velocità più piccola, fatta così, quindi questa è omega diviso 6 P, diviso 6, 3000 G al minuto. E quindi voi avete due velocità di rotazione nettamente diverse all'asse del motore, che si traducono in due velocità di rotazione diverse per quanto riguarda il cestello della bomba. È come se avessi realizzato un cambio, un'automobile con un cambio a due velocità. Se ci pensate un attimo, la regolazione di velocità è quella che voi fate in auto quando siete in strada, la fate sia agendo sulla farfalla, sull'acceleratore, quindi modulando quello che è la coppia motrice sviluppata, ma anche variando la velocità di rotazione del motore collegato alle ruote con il cambio, sostanzialmente. No. Questo è come se avessi una macchina con un cambio a due velocità, posso realizzare un'unica variazione di velocità. Certamente non riesco a ottenere una variazione di velocità continua, che abbiamo visto quando vi abbiamo parlato della regolazione di velocità, è un requisito di alcune lavorazioni industriali, di filatoi, delle macchine per la carta. Cioè ci sono delle applicazioni industriali in cui io devo effettuare una regolazione di velocità continua, con continuità.
Quindi questo metodo va bene nel caso in cui devo avere due velocità, cioè, vabbè, se ne voglio tre, metto tre avvolgimenti. Attenzione, cominciare a mettere tre avvolgimenti nello statore significa fare le cave di statore molto più profonde, perché devo avere lo spazio per mettere tre avvolgimenti, si complica notevolmente la soluzione, per cui in genere non si va mai al di là di due numeri di coppie polari diverse. C'è anche chi si è divertito a fare un unico avvolgimento con delle prese intermedie a cambiare la soluzione che si usava qualche anno fa, collegando diversamente queste prese intermedie a cambiare, diciamo, la configurazione dell'avvolgimento, ma insomma alla fine realizzo due numeri di coppie polari, non di più, va bene? Quindi capite bene che la soluzione è quella di modificare omega. Modificare omega, omega uguale a 2π f, significa modificare la frequenza di alimentazione. Però per modificare la frequenza di alimentazione ho bisogno di un convertitore statico di energia, cioè un dispositivo oggi realizzato con elettronica allo stato solido, una volta si utilizzava di un pilotato, ma insomma era molto più complicato, infatti era una strada che non si seguiva. Oggi con l'elettronica è abbastanza semplice. Il problema, qui chiaramente lo accenniamo semplicemente, è che non basta variare soltanto la frequenza. Perché? Vi ricordate il legame che c'è tra la E con S, la forza elettromotrice indotta, che in questo caso è quella applicata qui, no? Anche spostata. E il flusso. E con S, vi ricordate, l'abbiamo ricavato, abbiamo perso pure, diciamo, di tempo, perché ovviamente non è esattamente la stessa di quella che abbiamo nel trasformatore. 4,44 F N con S si con S, poi c'è il P e poi c'era quel Φ M delta, flusso massimo al traferro, che è il flusso concatenato da una generica sfida a passo. Allora, la E con S è la tensione ai cavi del cappio, che se sta al centro non è uguale alla tensione D. Però in ogni caso, se considero questa valida questa approssimazione, posso dire che V è circa uguale con S. Con questa approssimazione V è proprio uguale con S, quindi uguale a 4,44 F N con S Xi con S P per Fi N tutta. E da qui si vede che se io immaginiamo di partire dal punto nominale, quindi sto a frequenza nominale, frequenza nominale, tensione nominale, la macchina sta assorbendo magari la corrente nominale, sono nel punto nominale, voglio ridurre la velocità. Per ridurre la velocità devo ridurre sostanzialmente la velocità del campo rotondestatorio, no, devo spostare questa caratteristica più in qua, più verso sinistra, quindi andare a intersecare l'asse delle ascisse in un punto diverso. Quindi qua c'è la mia omega r, qua sto lavorando a omega con n diviso p, quindi è la pulsazione nominale, la frequenza nominale. Se voglio ridurre la velocità, quindi immaginiamo che la coppia resistente sia questa, per esempio la macchina sta lavorando in questo punto, riduco la velocità, la macchina si porterà a lavorare in un punto Q. Se riduco la frequenza, quindi con un omega con 1, qui sarà omega con 1 diviso P, dove omega con 1 è minore di omega con n e omega con 1 è uguale a 2π greco F con 1, mentre omega con n è 2π greco F con n. Quindi sto alimentando la macchina con una frequenza più bassa. Ci siete? Però io non a caso ho disegnato con una coppia di rovesciamento più alta, perché guardate che succede. Se io riduco la frequenza e lascio la tensione invariata, il flusso Φ m delta che fa? Aumenta. Flusso Φ m delta aumenta. Se il flusso Φ m delta aumenta, guardate un attimo questa relazione, Tk, anticipiamo una cosa. Io posso in questa relazione qui trascurare la resistenza statorica. Vi ricordate i valori che ho dato di resistenza statorica di reattanza? No, sono 1 a 3, quindi qua abbiamo 1 contro 3, 6, 6 per 6, 36, insomma, posso tranquillamente trascurare.
quindi qui viene 3 pi su omega b quadro b con s quadro diviso due volte omega che moltiplica l sigma, facciamo l sigma t, l'abbiamo già battezzato, omega quadro l sigma quadro, tirato fuori dalla radice viene così e quindi viene fuori 3 pi su l sigma t, 3 pi su l sigma t, poi ci sarà un 2, viene b con s su omega al quadrato. Ma V con S su omega, questo termine è proporzionale, è V con S su F praticamente, no? E quindi è proporzionale al flusso, quindi tutta questa roba qui è circa uguale a K moltiplicato Φ m tutta al quadrato. Quindi la coppia di rovesciamento è in prima battuta proporzionale al quadrato del flusso al traferro, del flusso massimo al traferro, di quello che investirete in una spira al passo diametrale. Quindi più grande è il flusso, più la macchina ha una coppia di rovesciamento maggiore. Io perciò l'ho disegnata con una coppia di rovesciamento più grande. Naturalmente se vado avanti questa verrà ancora di più, più grande, e così via, aumentando la frequenza, cioè abbassando la frequenza, quindi sto diciamo riducendo la frequenza. E i punti di lavoro si spostano, quindi realizzo la regolazione di velocità. Cioè, vabbè, allora funziona tutto bene. E no, attenzione, se aumenta troppo il flusso, la macchina, il ferro della macchina va in saturazione. Se va in saturazione diminuisce la permeabilità. Se diminuisce la permeabilità, diminuisce questa L con N. Diminuisce questa L con N, aumenta la corrente magnetica. Cioè aumenta la corrente che la macchina deve assorbire per creare il campo magnetico locale. E quindi piano piano da motore diventa stufa, perché cioè, quella corrente è una corrente che serve per creare il campo rotante, ma dopodiché poi ci devo sommare la corrente assorbita per sostenere la coppia. Quindi normalmente la macchina viene realizzata in maniera da far lavorare il suo circuito magnetico in corrispondenza del ginocchio della saturazione, cioè prima che la macchina vada in saturazione. Quindi devo lavorare a flusso costante, cioè devo fare in modo che il flusso non cambi. In realtà c'è un altro motivo per cui mi interessa imporre che il flusso sia costante. Lo comprenderete nel corso di azionamento, però lo possiamo capire anche adesso, diciamo intuitivamente. Quando deve variare il flusso, è coinvolta nella variazione del flusso la L con N. La L con N è l'induttanza più grande, per esempio. L'induttanza propria di magnetizzazione della macchina, quella che fa funzionare la macchina, quindi la costante di tempo ad essa associata è la costante di tempo più grande. Quindi i transitori che coinvolgono le variazioni di flusso sono i transitori più lenti. Quindi se effettuo una regolazione di velocità in cui c'è una variazione del flusso, questa regolazione, perché io qua sto confrontando delle situazioni quasi stazionali, mi sto occupando del quasi stazionario, cioè di condizioni di regime, però c'è un transitorio che rallento ovviamente, questo cioè, non è un aspetto desiderato, nel azionamento industriale io voglio che le regolazioni avvengano nel più breve tempo possibile, i tempi di risposta siano il più rapido possibile, proprio perché spesso ci sono proprio delle applicazioni che hanno delle specifiche in termini di tempi di risposta della regolazione. Però questo che significa allora? Significa che io devo alimentare la macchina variando non soltanto la frequenza ma anche la tensione. Se ammetto valida questa relazione in prima battuta facendo in modo che V su F sia circa costante. Quindi il convertitore elettronico che alimenta il motore per realizzare la regolazione di velocità mediante variazione della frequenza di alimentazione deve variare in maniera coordinata anche la tensione di alimentazione, e quindi variare tensione e corrente, tensione e frequenza, in maniera tale da lasciare in prima battuta il flusso costante il rapporto di due, quindi naturalmente questo è un circo uguale, poi vedrete che ci sono delle tecniche più raffinate, poi addirittura si fa il valore istantaneo, quindi il controllo vettoriale, la situazione diventa molto interessante. Ma ci sono domande su questo?
se volete lo schema, diciamo, ho il mio convertitore che riceve energia dalla rete in fase, alimenta il motore asincrono, e ha bisogno di due riferimenti. Ha bisogno di un riferimento, in genere con l'asterisco si indica il valore di consegna, cioè qual è il valore che deve realizzare il dispositivo. Cioè questo oggetto è in grado di dare in uscita una tensione e una frequenza variabile sinusoidale. Ho bisogno di V-star ed F-star, ma V-star ed F-star sono legati fra di loro da una costante. Quindi la V-star, se questa la chiamo K, sarà uguale a K. Quindi io fisso la mia F-star, e dalla F-star dipende ovviamente la velocità a cui gira la macchina, moltiplico per K questa F-star, ottengo la V-star, e quindi il convertitore è in grado di alimentare il motore con, in maniera tale da avere la frequenza F-star e la tensione applicata a V-star. Vedrete che questo schema, diciamo, va bene, ma per regolazioni molto grossolane, perché diciamo qui c'è un circo uguale, in realtà non è così. Questa funziona bene fino a 20-15 Hz, per frequenze più basse considerare uguale via dei connessi introduce un errore troppo grande e quindi non funziona più bene. Perché paradossalmente qui sembrerebbe che quando la frequenza nulla significa che è solo all'avviamento, la tensione che devo applicare è zero, quindi non devo alimentare la macchina, ma la macchina se non alimenta non parte, quindi un po' di tensione ci vuole sempre. Perché ci vuole sempre? Perché ci vuole la corrente per creare il campo magnetico rotante. In questo schema c'è sempre, anche diciamo quando a frequenza nulla. In realtà, nella realtà, diciamo, quello che deve essere costante è il rapporto E con S su F costante. E quindi voi avete una legge V su F, che ricavata nel primo caso è di questo tipo. Quindi a frequenza nominale avete la V con S nominale, e quindi decresce linearmente. Nella realtà è una legge che fa così: se imponiamo E con S su F costante, che è la vera, diciamo, quello che dovremmo realmente imporre. Poi in questo modo comunque a frequenza nulla ho bisogno di una tensione per far circolare la corrente magnetizzante, ce la potremmo anche calcolare nel circuito equivalente. Poi al di sopra di una certa frequenza le due leggi coincidono. Perché coincidono? Perché al di sopra di una certa frequenza, 15-20 Hz, effettivamente V e P ed E con S sono poco diverse. Una tecnica che si usa qui è quella di mettere un boost di tensione. Si mette qua un bel sommatore, inverter, boost significa aiuto, in napoletano è sottopunta, un incremento. Cioè la tensione non è esattamente quella che viene fuori da questa relazione, ma quella più un offset, un incremento, in maniera da assicurare lo spunto, perché se no, diciamo, se metto questo e voglio farla partire la macchina non parte, perché a frequenza nulla c'è una coppia nulla, perché la tensione è nulla. Aumentando la tensione, se vedete gli inverter industriali, c'è un tastierino numerico che vi consente di variare la di boost in genere da 0 a 10. Qui si mette un po' di tensione, insomma un po' di tensione, in maniera da avere una coppia all'avviamento e consentire l'avviamento. Ovviamente poi ho un flusso un po' più grande di quello nominale, nelle diverse condizioni di funzionamento, però lo tengo un poco diverso, nell'ordine di 5-10 volte. Poi, se no qua abbiamo uno squarcio enorme all'interno di poi diciamo, un corso che si occupa specificamente di questo. Se ci sono domande...
Considerate che prima dell'avvento, diciamo, dell'elettronica di potenza, negli azionamenti industriali in cui era richiesta una regolazione di velocità, l'asincrono molto difficilmente veniva utilizzato, perché era complicato realizzare la regolazione di velocità, e quindi dominava incontrastata la macchina a corrente continua. A partire dalla inizio anni 80, fine anni 80, l'uso sempre più intensivo, poi diciamo la scoperta di nuove strategie di controllo, di regolazione e controllo, piano piano il motore asincrono ha cominciato a svolgere un ruolo importante anche nelle applicazioni in cui è richiesta una regolazione di velocità. Però vi dico anche che la quota di mercato degli azionamenti in continuo è ancora abbastanza significativa, che raccontino quelli che vendono gli azionamenti in alternata. Adesso sono affacciati, diciamo, i motori sincroni brushless, che pure studieremo, che però costano ancora un pochino e quindi, ma sembrano risolvere quasi in misura. Bene, torniamo un attimo indietro al problema dell'avviamento, perché vi voglio citare due tipi di motori che cercano di risolvere, una volta erano molto usati, oggi lo sono un po' di meno, però li trovate ancora in molti, diciamo, piani industriali, non soltanto, magari se si devono comprare si fa fatica a trovare, c'è ancora qualche piccolo costruttore per applicazioni particolari, però li potete trovare, se li trovate poi li dovete gestire, quindi, che sono sostanzialmente il motore a gabbia profonda, il motore a cava profonda, e il motore invece a doppia gabbia. Sono, diciamo, dei motori che nascono per risolvere il problema dell'avviamento dei motori asincroni con rotore a gabbia. In realtà, diciamo, quello più diffuso è il motore a doppia gara, però il motore a cava profonda è simpatico perché studiato, perché vi dice sostanzialmente, spiega il motivo per cui funziona fisicamente anche il motore a doppia gara. Allora, sostanzialmente il motore a cava profonda, me lo dice la parola stessa, il rotore, la cava rotorica è una cava fatta così, è caratterizzata da un valore elevato del rapporto tra l'altezza e la larghezza H su L, che normalmente H su L è circa 1,5, e diciamo qua in questo caso è maggiore di 1,5, quindi diciamo è una cava molto profonda nella quale viene allocata la gabbia. Quindi una situazione la rappresento qui. Qui viene messo il rame. O anche l'alluminio. Allora, io posso immaginare il mio conduttore come la sovrapposizione di tanti conduttori, ce lo divido in strati, la sovrapposizione non è così, quello è un unico blocco, però posso immaginare come la sovrapposizione di più strati, che sono tra di loro in parallelo. Se andiamo a considerare, perché ovviamente sono sottoposti alla stessa differenza di potenziale, alla stessa forza di tecnologia indotta, se andiamo a considerare le linee di forza del campo magnetico, ebbene, no, ci sono delle linee di forza disperse, così, e poi ci sono le linee di flusso di mutua che vanno dall'altro elemento di macchina e vanno, diciamo, si vanno a concatenare con l'altro elemento di macchina.
confrontiamo per esempio lo strato 1 con lo strato, qua c'è 2, 3, 4, 5, con lo strato 5. Cosa possiamo notare? Che questi strati hanno tutti la stessa resistenza, no? Sono divisi in parti uguali, in questa mia divisione fittizia, ideale che sto facendo, hanno tutti la stessa resistenza, però la reattanza di dispersione dello strato 1 è maggiore, anche non di poco, rispetto a quella dello strato 5, perché vedete, lo strato 1 concatena, la reattanza dipende dal flusso disperso concatenato, più grande è il flusso disperso concatenato, più grande sarà la reattanza di dispersione. Bene, lo strato 1 concatena tutte le linee di flusso disperso, le vedete? Tutte quante vengono concatenate dallo strato 1. Lo strato invece 5 concatena soltanto le linee di flusso disperso che vanno da qui in poi, quindi sono di meno. Cioè, mano a mano che mi sposto verso l'alto, trovo una reattanza di dispersione che via via decrescente. Ci siete? Lo devo ripetere. Che non siete abituati a guardare i flussi. Allora, diciamo, la induttanza di dispersione rotorica, questo è un aspetto è uno dei componenti, delle componenti della reattanza di dispersione rotorica, però è la componente principale, la reattanza di dispersione di gamma, dovuta al fatto che le linee di forza sostenute da questo conduttore, collocate in questa cava, non si concatenano, non sono di questo tipo tutte, che si concatenano anche con l'altro elemento di macchina, ma in parte si richiudono sul conduttore stesso, d'accordo? Allora, se voi considerate, questo diciamo sarà il rapporto tra un flusso disperso rotorico e una corrente, è una corrente rotorica, banalmente. Quindi più grande è questo flusso disperso, e più grande è il flusso disperso significa che maggiori sono le linee di forza concatenate. Se guardate lo strato 1, lo strato 1 le vedete che concatena tutte le linee di forza, concatena quelle che concatena 2, 3, 4 e 5, tutte quante le prende anche uno. Se prendiamo lo strato 5 comincia a concatenare da qua in poi tutte quelle che vedeva lo strato 4, 3, 2, 1, il 5 non le concatena. Ok? Quindi significa che queste diverse parti del conduttore hanno una reattanza di dispersione via via crescente mano a mano che mi sposto dal traferro verso la parte più inner, più profonda della cava. Ok? Questo che significa? Beh, se io sto, diciamo, in condizioni di funzionamento nominale, lo scorrimento nominale del motore abbiamo detto che è molto piccolo in genere, lo scorrimento nominale è dell'ordine del percento. Dipende dal numero di coppie polari, cresce leggermente al crescere del numero di coppie polari, però, e ovviamente dipende anche dalla potenza, diminuisce all'aumentare della potenza, però in genere siamo intorno diciamo, all'1%, 0,01, possiamo arrivare al 3-4% per motori di piccola potenza, anche 5%, motori di piccola potenza a 6 coppie polari, ma non andiamo mai al di là. Immaginiamo l'1%. La frequenza rotorica, vi ricordate a quanto è uguale? S volte la frequenza statorica, è vero? La pulsazione rotorica è S per O, quindi la frequenza rotorica è S volte la frequenza statorica. Quindi, quando sono in condizioni di funzionamento nominale, la frequenza rotorica è molto bassa. Se lo scorrimento è 0,01, è l'1% della frequenza di statore. Quindi se è 50 Hz, dovete fare l'1% è 0,5 Hz. Molto molto bassa, molto molto bassa significa che la reattanza di dispersione, che è omega per L sigma R, è molto molto piccola. Quindi questa differenza di reattanza di dispersione tra le diverse parti del mio conduttore rotorico non incide, ok? E la corrente si distribuisce equamente all'interno dei vari strati, perché sono tutti quanti la stessa resistenza, hanno reattanze diverse, ma la differenza di reattanza è molto molto modesta perché la frequenza è molto bassa. All'avviamento invece no. All'avviamento cosa succede? Lo scorrimento quanto vale all'avviamento? Vale 1. E la frequenza rotorica, quindi all'avviamento, è uguale alla frequenza di alimentazione. Quindi ho 50 Hz con questo motore, ho 50 Hz con questo motore. Ok? E allora la differenza di reattanza di dispersione non è più trascurabile, quindi questo strato ha una resistenza che è uguale a quella degli altri strati, ma una reattanza di dispersione più grande.
qui un po' più piccola, diminuisce. Quindi che succede? Che fa la corrente? La corrente si addenserà. Avete studiato l'addensamento di corrente, né più né meno che quello. Si addenserà verso l'alto, verso le zone in cui ho un'impedenza più bassa, in particolare una reattanza di espressione di cava più bassa. Quindi la corrente tende ad addensarsi verso l'alto, ma se si addensa verso l'alto, diminuisce la superficie utile che attraversa il conduttore, cioè occupata dalla corrente, e quindi aumenta la resistenza, cioè la corrente non si distribuisce più in maniera equa, in maniera uniforme attraverso i vari strati, ma è addensata verso gli strati superiori, quindi è come se la resezione del conduttore si fosse ridotta, quindi è aumentata la resistenza all'avviamento. Ma io, vi ricordate, cosa voglio all'avviamento? Voglio una resistenza rotorica più grande, tant'è che nel motore a rotore a volte ce la metto la resistenza. Quindi questi motori hanno intrinsecamente, realizzano attraverso, sfruttando il fenomeno dell'addensamento, infatti sia motore a calo profondo ma anche motore ad addensamento di corrente, realizzano intrinsecamente l'aumento di resistenza rotorica all'avviamento. Quindi l'avviamento ha una caratteristica di questo tipo, spesso hanno anche, diciamo, un abbassamento, quindi rispetto a un motore non a calo profondo, non addensamento, quindi realizzano un incremento della resistenza rotorica all'avviamento per effetto del fenomeno dell'addensamento di corrente, incremento che poi svanisce man mano che il motore si porta verso il punto di lavoro, caratterizzato da un valore di scorrimento molto più basso. Ok? Bene, i motori a doppia cambio fanno la stessa cosa. Qui in questo caso nei motori a doppia cambio, diciamo, la cava rotorica è fatta in maniera un pochino diversa, cioè ha due cambi proprio. Presento qui. Questa zona qua si chiama istmo. E chiaramente giocare il progettista gioca sull'apertura dell'istmo per aumentare o diminuire la distanza di dispersione, no? Perché più largo è quest'istmo, più, diciamo, è difficile che le linee di forza hanno una riluttanza maggiore, quelle disperse, quindi minore la reattanza di dispersione. Più piccolo è l'istmo, più grande sarà la reattanza di dispersione, le linee di forza trovano una riluttanza più bassa. Quindi qua c'è una sezione circolare, poi c'è un altro istmo e poi c'è una sezione rettangolare. Questo è il motore a doppia gabbia. La gabbia è fatta così, quindi vedete, c'è una gabbia esterna, esterna rispetto alla superficie del traferro, e una gabbia interna. Quindi avrò una R1 e una RR2, una resistenza, anzi facciamo così, RRE e RRI, resistenza rotorica della gabbia esterna e della gabbia interna. In generale si realizzano le due gabbie in maniera tale che la resistenza rotorica della gabbia esterna sia molto maggiore di quella della gabbia interna, quindi la gabbia esterna è molto resistiva. E cosa succede? Possiamo ripetere lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per il motore ad addensamento. È evidente che le due gabbie, vabbè, la resistenza rotorica è molto maggiore, quella della gabbia esterna è più grande di quella della gabbia interna, e questo lo realizzo lavorando sul materiale con cui le due gabbie sono realizzate, no? Aggiungo un po' di silicio, per esempio, nella lega che forma la gabbia esterna, e lì, insomma, oppure riduco comunque il rame, aumenta, diciamo, sicuramente la resistenza. Dal punto di vista delle induttanze di dispersione invece posso ripetere il ragionamento di prima. Poi io ho delle linee di forza che hanno un andamento di questo tipo, no? Quindi cosa ci aspettiamo sull'induttanza di dispersione? Quale sarà quella maggiore? Sarà maggiore l'induttanza di dispersione della gabbia interna, che concatena un maggior numero di linee di forza. Addirittura, se ripeto il ragionamento di dividere a strati, la parte più interna della gabbia interna, la parte più profonda della gabbia interna, è quella caratterizzata da una reattanza di dispersione più alta.
mentre invece la gabbia esterna, che sta più affacciata al traferro, più vicina al traferro, sarà caratterizzata da una reattanza di dispersione più bassa, perché è meglio accoppiata con l'altro elemento di macchina. Quindi all'avviamento, in condizioni di funzionamento nominale, che succede? La frequenza radorica è molto bassa, questa differenza di reattanza non gioca, non determina una grossa differenza nella distribuzione della corrente, mentre invece la differenza di resistenza sì. Quindi essendo la resistenza della gabbia esterna più grande, la corrente tenderà a circolare nella gabbia interna, che è molto poco resistiva, scusate il molto poco, ma quindi è poco resistiva, quindi prevale la corrente circola prevalentemente nella gabbia interna. Invece quando sono all'avviamento, all'avviamento la frequenza rotorica è uguale alla frequenza di alimentazione, quindi la differenza di induttanza fa sì che questa gabbia abbia un'impedenza più grande, nonostante la sua resistenza sia più piccola, però l'impedenza viene progettata in maniera tale che l'impedenza all'avviamento sia più grande. Quindi la corrente circola prevalentemente nella gabbia esterna, che è una gabbia molto resistiva, e quindi se è molto resistiva è come se avessi avuto, se avessi inserito una resistenza addizionale al rotore, quindi la macchina parte con una corrente più bassa e con una coppia più alta, perché io ho il duplice obiettivo di, aumentando la resistenza rotorica mi consente di cogliere il duplice obiettivo di aumentare la coppia all'avviamento e ridurre la corrente assorbita all'avviamento. Si può applicare il principio di sovrapposizione degli effetti, quindi la gabbia esterna, la gabbia interna ha una caratteristica di questo tipo, molto ripida, perché sostanzialmente ha un basso valore della resistenza rotorica. La gabbia interna invece ha una caratteristica di questo tipo, e quindi la coppia risultante di questi motori sarà una coppia di questo tipo qua. La risultante delle due. Se volete possiamo anche fare un circuito equivalente di questa macchina, quindi qua c'ho la R, l'ho chiamata R' E diviso S, e qua c'ho R' R I diviso S, qua c'ho la L' sigma R E, L' sigma R I, e quindi questo circuito la cui determinazione la si riesce a fare soltanto però dal punto di vista progettuale, separarle, ci si può inventare qualche prova molto particolare per determinare separatamente resistenza e reattanza delle due gabbie, ma è difficile, serve per capire, no? Per capire il fatto che alla fine voi avete una coppia risultante che è la somma delle coppie corrispondenti alla gabbia esterna e alla gabbia interna, e quindi di conseguenza sono caratteristiche di questo tipo. Non è infrequente che questi motori hanno all'avviamento una coppia di insellamento, proprio l'effetto di questa somma, cioè parte, una coppia diminuisce e poi fa così, cioè, proprio per l'effetto di incremento notevole della resistenza all'avviamento, poi avete una partenza con una corrente, con una coppia molto alta e una corrente ovviamente bassa, poi c'è un insellamento legato proprio alla composizione di queste due caratteristiche, e poi di nuovo. Poi alla fine qua prevale semplicemente la caratteristica relativa alla gabbia interna, quindi non avete questo. Ovviamente, ripeto, questi motori vengono realizzati anche per essere connessi direttamente in rete. Sono motori spesso di grande potenza, per i quali l'inserimento diretto in rete è un problema, può essere un problema. Bene.
detto questo, Giosuè, ci sono domande? Nulla. Detto questo, passiamo adesso a studiare il motore asincrono monofase. Cominciamo, poi lo completiamo domani. Poi lo studio della lavatrice è completo. E tra l'altro io racconto sempre, è stata la prima applicazione concreta su cui ho avuto modo di provare la teoria che avevo imparato. Avevamo una convenzione con la Indesit quando lavoravo a Napoli, che aveva un problema, doveva far uscire i panni, non sorridete, un po' più asciutti, cioè doveva esportare queste lavatrici in Inghilterra. In Inghilterra il clima è più umido, quindi la centrifuga andare un po' più veloce per poter far uscire i panni un po' più asciutti. Sì, questo era il concetto. E poi vedremo adesso perché era complicato. Quindi portavamo questa lavatrice in sala macchina, facendo un bel periodo. Allora, motore asincrono monofase, sostanzialmente è un motore con rotore a gabbia identico a quello dei motori standard che fino ad oggi abbiamo studiato, diciamo tradizionali. Sullo statore l'unica differenza è che anziché avere un avvolgimento polifase simmetrico, ha un avvolgimento monofase, un solo avvolgimento. D'accordo? Ora, la teoria che abbiamo sviluppato, come vedremo, ci consente di fatto di studiare anche in questo caso, nel caso particolare. Io vi ricordo che noi abbiamo scritto tutti in termini di componenti simmetrici, tra l'altro vi ricordo che la B con S di alfa e T, che noi non l'abbandoniamo mai la teoria, perché poi la troverete nei corsi successivi, quindi la distribuzione di induzione al trapelo dovuta a un sistema di correnti statori in generale è uguale a M con S mezzi per M0 di misurita, poi di 2 greco perché è la manica fondamentale, il numero di sviluppi di viaggio, il numero S, il numero S, e poi c'è una parte reale di tipo S, il componente simmetrico, che è elevato a meno G di alfa, dove alfa è l'ascissa angolare sul statore. Allora, questo è generale, vale per un M con S qualsiasi. Noi l'abbiamo poi particolarizzata, vi ricordo, nel caso di un avvolgimento trifase, per esempio simmetrico, polifase simmetrico, perché la mia I con S di S è uguale a 2 su M con S, e poi la sommatoria in K, per K che va da 1 a M con S della ISK, per E elevato a 2 pi greco su M con S K meno 1, e abbiamo visto che se la ISK, se le correnti, queste sono le valori standard di correnti, sono, costituiscono un sistema simmetrico, quindi la riga 2 tutte la stessa ampiezza, così di omega t tutta la stessa pulsazione, mettiamoci un phi con s meno 2 pi greco su m con s che moltiplica k meno 1, quindi se sono equi sfasate di un angolo pari all'angolo di sfasamento degli avvolgimenti, quindi sono sfasate tutti i greco su m con s, il componente simmetrico, vi ricordate quanto viene qua, coincide col fasore della mia fase, quindi in radica 2 i con S fasore per elevato a g omega t, dove i con S, giusto per non dimenticarcelo, è i con S valore efficace per elevato a meno g fi con S, se ho assunto, se fi con S è lo sfasamento della prima corrente rispetto al riferimento passato. Allora, una di voi, più solo, ve le ricordate, no, queste cose. E abbiamo sviluppato tutta la
con S è uguale a 1. Cominciamo da qui. Ovviamente voglio studiare il motore monofase in condizioni di regime sinusoidale, quindi la mia I con S, cioè una I con S 1, cioè solo una I con S di T, che era una I con S, che sarà sinusoidale, quindi radical 2 I con S, se la macchina è alimentata con una tensione sinusoidale, per il coseno di omega T meno I con S, basta. E quindi il componente simmetrico, perché io posso applicare la definizione di componente simmetrico anche in questo caso, I con S di S, il componente simmetrico viene 2, banalmente scrivo anche 1 di Diesel con S che è 1, per la sommatoria, qua c'è una sola corrente, quindi per IS1 IT, quindi sarà uguale a 2 diviso 1 per radical 2 I con S coseno di omega T meno phi con S. Quindi il comune simmetrico in questo caso è reale, radical 2 I con S senza S. Ora però questo coseno, vi ricordo, se il coseno per esempio di un angolo gamma lo posso esprimere come un mezzo di e elevato a j gamma più e elevato a meno j gamma, è vero? Perché voglio poter applicare tutta la teoria che ho fatto, la voglio riutilizzare senza dover riscrivere tutte le equazioni. Quindi questa roba qui la posso esprimere come due volte, prima lo posso togliere, radical 2, viene un mezzo, I con S, per E elevato a J omega T meno phi con S. Okay. Più E elevato a meno J omega t meno phi con S. Questo è il mio componente simmetrico. È lo stesso di prima, semplicemente manipolato. Adesso lo vado a sostituire nell'espressione della B. Quindi cosa sto calcolando? Sto calcolando la distribuzione di induzione al trafetto per un avvolgimento monofase percorso da una corrente sinusoidale. Ok? Quindi viene fuori un mezzo di 0 diviso delta 2 diviso di greco n con s si con s 2 e 2 vanno via, quindi viene soltanto radical 2, viene parte reale I con s, lo mettiamo fuori, viene parte reale di, allora, e elevato a j omega t meno S più E elevato a J col mio davanti omega T meno phi S tutto quanto per E elevato a meno J qui alfa. Proprio tutti i passaggi ero tentato di contrarlo, quindi viene un mezzo di 0 diviso delta 2 diviso pi greco, controllatevi, n con s si con s radical 2 is viene parte reale di, viene elevato a j omega t meno pi alfa meno fi con s più elevato a meno j omega t più pi alfa meno phi con S, vero? Faccio la parte reale, quindi la phi con S di alfa t sarà uguale a un mezzo meno 0 diviso delta 2 diviso pi greco
n con s si con s radical 2 viene i con s per la parte reale coseno di omega t meno di alfa meno fi con s più coseno la parte reale di quello è sempre coseno di omega t più pi alfa meno fi con s. Vi ricordate come veniva nel caso trifase se sostituivo? Facciamo, ce l'abbiamo qui, lo possiamo fare subito. Qui sarebbe meno b con s di alfa e t. Facciamo trifase di 3 mezzi, di 0 diviso delta, 2 diviso pi greco, n con s, si con s. Il componente simmetrico è questo, quindi il radical 2, tiro fuori con s per similitudine, per la parte reale di elevato a g omega t meno fi con s per elevato a meno g pi alfa e quindi uguale 3 mezzi di 0 diviso delta 2 diviso pi greco n con s si con s radical 2 i con s per il cosino di omega t meno pi alfa meno fi con s. Se ricordate questa l'abbiamo ottenuta, adesso l'abbiamo riscritta velocemente. Allora confrontiamo, ricordate questa che cos'era? Era l'espressione di un campo rotante, era una sinusoide rotante con una velocità omega su t. Qui cosa c'ho? Vedete? C'ho due sinusoidi rotanti. La prima con velocità omega diviso pi. La seconda, la velocità è meno omega diviso pi. Se qua rifaccio il ragionamento dell'omino di quanto mi devo spostare, se do un delta t che arriva lo stesso valore, cioè quello si ottiene per omega t meno pi alfa uguale a 0, qua per omega t più pi alfa uguale a 0 viene meno omega su pi. Quindi nel caso in cui sulla macchina ho un avvolgimento monofase, nella realtà la distribuzione risultante di riduzione al traferro è una distribuzione, dove l'abbiamo scritta? Qua, eccola qua, è una distribuzione pulsante, cioè l'omino che si vede che sta sulla superficie del traferro vedrà la sinusoide in questo modo, poi vede questa qui, poi vede la vede scendere, poi la vede invertirsi dall'altra parte, non la vede ruotare, è una sinusoide che sta, diciamo, sul traferro. Però quell'unica sinusoide la posso interpretare con questo artificio come la risultante di due campi rotanti sinusoidali, uno con velocità omega su pi e l'altro con velocità meno omega su pi. Badate che l'ampiezza è esattamente un terzo, che perciò ho lasciato tutti i coefficienti, è esattamente un terzo di quella che avete nel caso dell'avvolgimento trifase. Okay? Quindi sono due campi rotanti, uno che gira omega su pi, se questo è verso il positivo, il verso è orario positivo, e l'altro che gira meno omega su pi. E quindi a questo punto posso applicare il principio di sovrapposizione degli effetti e lavorare con i due campi utilizzando i risultati ottenuti, perché questo è un campo rotante. Io col campo rotante ho calcolato le forze elettrologiche indotte nello statore, nel rotore. Poi, indipendentemente dalla genesi, se la genesi è legata a un avvolgimento monofase o polifase simmetrico, io al traferro ho due campi rotanti e quindi posso applicare il principio di sovrapposizione degli effetti per determinare quali sono, qual è il modello della macchina. Ci sono domande su questo? L'avete capito? No, sono fatte di due campi rotanti, cioè che il campo pulsante è la somma di due campi rotanti. In realtà io potrei studiare anche senza fare questa separazione, però mi dovrei riscrivere le forze elettromotrici indotte, le cose, cioè dovrei ripetere. Così noi utilizziamo il modello, quello lì, ai valori istantanei che abbiamo ottenuto, lo riutilizziamo in maniera molto abbastanza semplice. Bene.